Ciao a tutte, buongiorno e benvenute in questo nuovo video, in questo nuovo vlog. Scusate la faccia, sono totalmente struccata e in realtà non mi sento nemmeno tanto bene perché ho un forte raffreddore. Infatti mi porta anche mal di testa. Qui mi è uscito uno sfogo assurdo per via della mascherina, purtroppo. E quindi, vabbè, mi beccate così. Tra l'altro sono anche vestita perché sono andata stamattina al centro commerciale con mia nonna e con mia nonna e mio zio e ho fatto un acquisto da Zara e che ora vi faccio vedere. Un completo pantalone e maglietta molto 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 carino che ora vi faccio vedere. Tra l'altro Zara sta portando delle cose pazzesche, veramente delle cose bellissime. In tutto ciò mi vedete avanti e indietro perché sto togliendo la tavola. Ora mi faccio anche un bel caffettino e intanto vi faccio vedere appunto quello che ho preso da Zara. In realtà ho preso solo due cose, volevo prendere tutto perché c'erano delle scarpe che mi facevano impazzire, però ho detto vabbè, Tonia fai la brava, non fare tanti acquisti perché ad aprile c'è il matrimonio di mio cugino e lì dovrò veramente spendere un sacco di soldini, perché col matrimonio ovviamente ci sta. Ora ci facciamo il caffè e poi vi faccio vedere quello che ho preso da Zara. Ci facciamo un bel caffettino. Scegliamo tra Toraldo e... no, questo è sempre Toraldo, però sono due... questa è miscela cremosa, questa qui è miscela forte e cremosa. Prendiamo questa, quella cremosa, che mi piace un po' più leggero. E ci facciamo un bel caffettino. Dovete sapere che io poi il caffè non lo bevo mai nel bicchiere di plastica perché non mi piace, lo bevo sempre nella tazza, sempre fisso. Infatti vabbè, prendo questa qui sempre nella tazzina, a me il caffè piace nella tazza. Forse sono un po' io psicopatica, però così appoggio qui, così facciamo il caffettino insieme. Appunto, ecco il nostro coffee coffee, buonissimo. Ah, tra l'altro ho fatto anche una grandissima stronzata oggi perché ora vegliata mi ha chiamato mio zio, mi ha detto puoi venire con me la nonna al vulcano, io al centro commerciale. Io ovviamente ho subito accettato perché manco a dirlo, io adoro fare shopping, ma anche se non devo fare shopping solo per andare a dare uno sguardo, no? Allora ovviamente io subito ho detto sì, ovvio, voglio venire e quindi sono andata. Però non ricordandomi che a luna avevo l'appuntamento dall'estetista perché devo rifare le unghie, le vedete sono, cioè stanno intatte, però giustamente c'è comunque una bella ricrescita, ce l'ho da un mese quindi ci sta anche. E non mi sono ricordata dell'appuntamento che avevo a luna, infatti la mia estetista mi ha mandato il messaggio e mi ha detto tu devi venire alle 13 e me l'ha mandata alle 2, quindi io mi ho detto senti tesoro. Io mi sono dimenticata, ero convinta, e poi queste cose le odio perché non ho, cioè non mi è mai successo, raga, in tutti questi anni che faccio le unghie, non mi è mai successo di dimenticare un appuntamento, mai, perché lo segno sempre sulle note, non so per quale motivo, cioè no, sulle note, sul calendario del telefono, non so per quale motivo questa volta io me ne sia completamente dimenticata, cioè non, a parte che non l'ho segnato, e poi ero convinta che l'appuntamento era mercoledì, invece era oggi, ovvero lunedì alle 13, quindi vabbè, non sono potuta neanche andare a fare le unghie e... cioè, che vi devo dire? Vabbè, dovevo rifarle perché sono intatte, ma comunque c'è una bella ricrescita, ma purtroppo non sono riuscita perché me ne sono completamente dimenticata. È amaro. Le giro un altro po', che vi devo dire, raga, mi sono dimenticata, mi dispiace perché comunque dà fastidio fare queste cose, comunque lei lavora e al posto mi avrebbe potuto mettere un'altra ragazza, però raga, che vi devo dire, cioè è capitato, non è mai successo veramente in tutti questi anni
di fare una cosa simile, ma non me ne sono mai dimenticata, mai, mai, mai. Questa volta mi è scappato. Comunque, ora finisco di prendere il mio coffee e vi faccio vedere le cose che ho acquistato da Zara, che sono proprio due cose contate, però ve le voglio far vedere. Quindi finisco il coffee e vengo da U. Arrivo Ho cambiato postazione in giro perché eravate appoggiati sulla busta e ora vi devo far vedere, non mi sembra il caso. Quindi, allora, questo è quello che ho, cioè questo è il negozio per Zara, dove sto facendo questo per la copertina. E comunque devo dire che a me le buste di Zara non piacciono proprio, cioè Zara è, secondo me, un negozio pazzesco, cioè io quando ero un po' più piccolina acquistavo più da Bershka che da Zara, ora mi fiondo solo da Zara, Bershka non ci entro neanche più praticamente, cioè il mio negozio preferito in tutto e per tutto, però le buste secondo me potrebbero migliorare, ragazzi, ho un po' di spazio pieno nel telefono e quindi ho dovuto cancellare qualcosa. Allora vi faccio vedere, per prima cosa ho preso questa, la metto un attimo dritta perché al contrario, vabbè, l'ho misurata e quindi per questo. Questa l'ho vista già a tantissime. Madonna, ragazzi, mi vede il naso. Madonna. L'ho vista a tantissime ragazze su TikTok e quindi io me ne sono innamorata, sinceramente, di questo colore, di questi colori. È a righe, viola e arancione. L'arancio quest'anno si porta un sacco, anche il verde, tutti i colori comunque molto appariscenti. Ed è appunto un crop top fatto così. Io ho preso una S e l'ho pagato 17,95 euro, vabbè, 18 euro la S, fatto così, ragazzi, è molto bello. Poi, essendo scura, mi risaltano molto questi colori. Bellissimo, fatto così, crop top a righe, fighissimo veramente. C'erano anche tanti altri colori, però questo era quello che volevo, quello che avevo visto su TikTok e che volevo prendere. E poi ho preso un pantalone che non è molto nel mio stile, infatti io non volevo nemmeno misurarlo, però mia nonna mi ha detto dai, misuralo, vediamo come ti sta, mi piace il modello. Io l'ho misurato la prima volta con questa maglietta che ho addosso, che è una con i bottoni tipo, che tra l'altro devo pure far aggiustare perché si apre, vabbè, devo far mettere un bottone qui. E non mi piaceva. L'ho misurato la seconda volta con questa maglietta e mi faceva impazzire e l'ho preso. Ed è appunto nero. Aspettate che lo chiudo, non capirete quasi nulla vedendolo così, però vabbè. Io di questo ho preso sempre una S, anche di questo, e l'ho pagato 32,95 euro, quindi questo costa un pochettino di più, ma vale un sacco. È fatto così, quindi stretto in vita, bello stretto stretto a vita alta, molto bello. E scende super super, vedete, largo, scende larghissimo, ma scende largo e rimane anche un po' a pinocchietto, non si vede la caviglia, però rimane proprio a cioè si ferma proprio qui, cioè quindi si vede benissimo la scarpa, non è quel pantalone che va sulla scarpa largo, che anche mi piace. Questo si ferma proprio a pari pari della scarpa, quindi si vede la scarpetta di ginnastica sotto. Volendo questo anche con i tacchi è pazzesco. Ma l'ho provato con la McQueen e ci sta benissimo, quindi anche con la McQueen ci sta da Dio. Ed è figo, ragazzi, è figo veramente, molto bello. E io me ne sono innamorata, cioè l'ho visto e ho detto no, poi l'ho indossato e mi è piaciuto un sacco. Infatti l'ho voluto prendere proprio perché rimane stretto in vita e poi cade super super largo, cioè veramente largo. Guardate la gamba, cioè guardate quanto è largo sotto, bellissimo. Nero, bellissimo, materiale pazzesco, inutile dirvi, vabbè, Zara ci sta, però vedete, ha il taglio sopra che mi fa impazzire perché cade proprio stretto sopra, bello alto in vita e poi sotto cade proprio largo largo, vedete? Larghissimo, veramente. Infatti non è nel mio stile, cioè nel senso, no, che non è nel mio stile perché non è che ho uno stile. A me se mi piace un pantalone me lo prendo, non è quello, però non l'ho mai messo. E ripeto, vedendolo così in negozio ho detto no, brutto. Poi l'ho indossato e mi piaceva un sacco. Molto bello. Poi col crop top che lascia un po' di pancia scoperta, che si vede un po' di, diciamo, mi è piaciuto un sacco. Ora li vado a posare, tolgo anche tutte le etichette perché le ho misurate, perché io ovviamente devo sempre misurare.
non potete capire quante cose belle c'erano, delle scarpe stupende, la giacca, c'era una giacca nera con i bottoni oro. Però ho detto, Tonia, però brava, non fare guai, già 50 euro qua, non va a rugas. E niente, niente, niente. Ora sistemo un attimo questi, metto nell'armadio. E niente, questo sicuramente, questo pantalone qui, con i tacchi, pure è bellissimo secondo me. Con un bel tacco, tipo il tappo, ho comprato da poco dei tacchi fucsia da Zara. Questo qui secondo me, con una maglietta fucsia e questo pantalone nero e i tacchi fucsia sotto, i tacchi fucsia sotto, cioè, ciao. A sistemare nell'armadio, cioè questa maglia è bellissima. E vado a sistemare, tolgo tutto questo casino che abbiamo mangiato, butto la busta e anche la tazza che ho preso il caffettino. E poi mi riposo un po' perché ve l'ho detto, non mi sento tanto, tanto, tanto bene. Fa male un po' la testa per via del raffreddore. Adesso prendo il mio Vix dalla mia borsa. Anche questa Zara, cioè vabbè, tutto Zara. La maggior parte delle cose che mi dite addosso sono quasi tutte di Zara, secondo me. E solo questo, raga, questo e questi sono i miei compagni di viaggio. Questo per le labbra, questo per il naso, ve lo giuro. Questo è respirato, è benissimo. Mamma mia, non potete immaginare. Bellissimo. Vabbè, io ho comprato anche le salviette che sono giganti, ma le piccole non le ho provate. Qua c'è il portafoglio che devo cambiare. E qui ho comprato il portadocumenti. Ieri l'ho comprato da Zwicky. Bellissimo. Tutto pitonato, nero, con la catenella oro. Ho messo la patente, il codice fiscale, la carta d'identità. Questo anche l'ho comprato da poco, molto carino, mi piace. Allora ragazzi, prendo un'aspirina perché veramente sono... Dicevo, mi prendo un'aspirina perché sto veramente malissimo. Mi sento la testa in una bolla. Ragazze, queste qui sono le scarpe. Vabbè, questo è praticamente un mezzo haul di Zara. Zara dovrebbe pagarmi. Sono già usate ovviamente. Queste sono le scarpe che ho presi da Zara la 2 settimane fa circa. Me le ha regalate Roberto, santissimo Roberto, che mi accontenta in ogni mia pazzia. Comunque stanno anche verdi così, con lo stesso, cioè lo stesso modello anche verde, bellissime. Io vabbè, ho scelto il fucsia perché mi piaceva di più. Però sono anche molto belle verdi, molto molto carine. Infatti ho fatto un pensierino anche su quelle. E mi stanno piacendo un sacco questi modelli così, con la molla dietro, e pazzesche anche queste. Vabbè, io un po' con i tacchi sono ossessionata. Questa è décolleté, scontatissimo il décolleté, ma sempre, secondo me, deve esserci sempre in qualsiasi armadio, anzi no, scarpiere in questo caso, un décolleté. Questi in realtà sono un po' di battaglia perché li ho presi a caso, ne voglio prendere un paio più belli, più... qualitativamente più buoni. Al momento questi, che tra l'altro sono anche un po', vedete, rovinati, però comunque sono comodi. Poi, cioè, il décolleté secondo me è una scarpa che va sempre, cioè ragazzi, il décolleté è il décolleté, cioè anche tutta il pigiama, scusatemi, ma è bellissimo. Allora, comunque adesso mio fratello si sta facendo i compiti, cioè in realtà sta mangiando perché sono le 5. Ma allora, raga, non guardate i miei peli sulle braccia, devo fare assolutamente la ceretta, domani la faccio. E comunque sta mangiando ora perché non si è sentito bene, è tornato da scuola col mal di testa. Infatti si è addormentato, si è appena svegliato proprio in questo momento e mia mamma lo sta facendo un attimo mangiare. E comunque scusatemi la faccia, veramente inguardabile, ma mi è uscito questo sfogo qui sul mento, bruttissimo, spero mi passi più in fretta possibile. E nulla. Tra l'altro stasera c'è l'Isola dei Famosi, non vedo l'ora perché adoro Ilaria Blasi e sono contentissima che lo conduca lei. Sono veramente felice. E niente, stavo guardando il mio tatuaggio sulla mano e devo andarlo a ripassare assolutamente perché si è super sbiadito.
però vabbè, già lo sapevo perché la mano è una zona un po' delicata, quindi già sapevo di fare questa cosa, però è tenuto benissimo, cioè è venuto bellissimo. L'unica cosa appunto che lo devo soltanto un po' ricalcare, perché in questo punto qui, vedete, si è sbiadito. Cioè in realtà non è che si è sbiadito, non ha preso proprio colore, cioè perché proprio la carne ci sta sotto, non ci sta proprio l'inchiostro. E niente, quindi appena riesco, appena posso, ci vado. Ovviamente vado anche per fare un altro tatuaggio, non solo per ripassare questo, perché il mio tatuatore sta un po' lontano da casa mia, sono 20-25 minuti, quindi sicuramente non vado per fare solo il ripasso, ma per fare un altro tatuaggio, questo è sicuro. Ovvio. Non so se mi vedete. Comunque siamo a casa di nonna e sto con mio fratello che sta guardando i cartoni. Io continuo a non sentirmi tanto bene, oggi mi gira anche la testa, ma tutto a posto, diciamo. E... non è vero, ciao, saluta. È vero, sono un caso. Come si chiamano questi soldati? Cappecalzi. Come? Cappecalzi. Guarda, guarda, il computer. Il computer, dello zio. Dello zio? Giuseppe. Allora ragazzi, come avete potuto vedere, Roberto si è addormentato perché sto stanco, ragazzi, da sveglio da stamattina alle 7, andavo al lavoro e quindi è super super stanco, poverino. Infatti l'ho lasciato assolutamente dormire, anche se mi manca tanto e voglio stare con lui, però lo lascio dormire perché capisco che giustamente è stanco. Io sto un attimo in bagno perché devo andare in bagno e poi vado da lui e tra poco lo sveglio, così torna a casa, almeno si fa una doccia e si mette nel letto, perché sono già le 11 e quindi il tempo che torna a casa, in realtà noi abitiamo 5 minuti di distanza per fortuna, però mentre non va a casa si fa una doccia e tutto, si fanno sicuramente mezzanotte e domani si deve svegliare di nuovo presto. Comunque questo vlog, ragazzi, ve lo carico domani sera, quindi vi faccio due giornate, quella di oggi e vi registro quella di domani. E spero vi faccia piacere, spero di essere costante, spero di caricarvene di più, di portarvi con me in più giornate e niente, speriamo. Vabbè, mi sono dovuta mettere a terra per togliere la luce divina, la sbatto per il piano per l'aria, tutto a posto. Comunque vi stavo dicendo che Roberto è appena andato via, già manca un sacco, però è andato via, va bene. Io mi sono portata una plum cake nella stanzetta perché mi è venuta voglia, io non mangio mai. Okay. Allora abbiamo risolto la luce, abbiamo risolto sto fatto di giga sul telefono, perché lo spazio è pieno e purtroppo mi si blocca ogni tanto. Chissà se riuscirò a mangiare, a parlare in questo video, ma la vedo difficile. Buona. Questa è una delle poche brioscine che mi piacciono. È un po' secca, però è buona. Tra l'altro dovevo togliere anche la giacca, ce l'ho da lì da quando sono uscita, non l'ho più tolta. No, perché è comoda, è fighissima. Vabbè, io continuo a mangiare. Allora ragazzi, buongiorno, scusate il rumore, ma il bimbo di mamma sta cucinando qualcosa, non so cosa. E io mi sono appena svegliata e sto cercando di trovare qualcosa per fare la colazione. E non so cosa. Perché ho deciso di fare una settimana di... come si dice? No, oddio. Tutto a posto. Stavo dicendo, ho deciso di fare una settimana di cibo sano, quindi no latte, queste cose qua,
perché appunto, non so se ve l'ho detto, queste settimane, questi giorni, sono stata molto male con lo stomaco. Quindi, per evitare di stare male ancora, ho deciso di fare questa cosa. Quindi di cercare di mangiare sano, quindi di non bere caffè che possono far male lo stomaco, di non bere latte, di non mangiare cioccolata, di non mangiare biscotti farciti e schifezze, di non mangiare roba fritta, di non mangiare sugo, quindi cose che mi fanno acidità, ma di mangiare sostanzialmente in bianco e cose al forno, quindi che ne so, petto di pollo o la carne, comunque tutte cose che comunque allo stomaco non fanno male. Non so se la carne la posso mangiare, vabbè. Infatti qui c'è un cornetto che io non mangerò, cioè non credo di non fare colazione, perché il succo mi fa l'acidità, il latte non lo posso bere, l'acqua praticamente, mi bevo l'acqua e non fa niente, non faccio colazione, non guardate me ovviamente, non prendete esempio, perché anche se ho il mal di stomaco dovrei mangiare, ma mi fa male, quindi non ho proprio fame. Infatti calcolate che ieri sera mi feci fare un pochettino di riso da mamma, non ho neanche mangiato tutto, per dirvi. Non lo so oggi che mi faccio cucinare, però sì, ve l'ho detto, voglio fare proprio una settimana di cibo sano, di mangiare sano, per vedere se mi passa, perché altrimenti devo andare a controllo. Se vedo che comunque faccio una settimana di alimentazione sana, quindi pasta in bianco, riso in bianco e tutto, non mi passa, vado a controllo. Se mi passa significa che mangio. Comunque ora mi bevo questo bicchiere d'acqua. E cosa ho comprato dal cinese? So, io adoro, così almeno la stanzetta è in tema. Tra poco è Pasqua, quindi ciao a tutte ragazze, buonasera. Allora, io sono tornata a casa, sono andata a fare un pochettino di giri con mamma. Siamo andate, alla fine non siamo andate più al centro commerciale perché abbiamo avuto dei problemi tecnici. In realtà mia nonna ha avuto un problema a casa, sono venuti dei signori ad aggiustare delle cose, quindi è dovuta stare lì. E noi siamo andati semplicemente a un negozio di intimo, io dovevo comprarmi dei reggiseni assolutamente, perché li tengo tutti rovinati, ho comprato 4 reggiseni bellissimi. Poi siamo andati a casa di nonna e mamma è andata a fare la spesa, ci ha posato a me e a Carmine qui, infatti mio fratello sta lì, non so perché sta col telefono. Carmine, ma ci sta la prolunga se ti metti sul divano? Vuoi stare a terra? E perché ragazzi, io non mi sento tanto bene, infatti mia mamma è andata a comprare la medicina in farmacia perché sto piena di muchi e poi mi fa male molto la testa, quindi appunto è andata a fare la spesa, noi siamo tornati qui a casa. Infatti non ce la faccio neanche a parlare, veramente sto parlando perché devo chiudervi il vlog. Tra l'altro sto parlando con una ragazza perché sto prendendo l'appuntamento per fare il laser, farò il laser poi vabbè in un altro video, perché ora comunque la chiusura e quindi poi non mi sento bene e questo argomento lo voglio approfondire. Vi dico solo che appunto sto parlando con una ragazza per fare il laser, poi vi dirò dove lo farò, in che zona lo farò del viso, e cioè del viso, già ve l'ho spoilerato. Vabbè, lo farò in una zona del viso e poi ne parleremo meglio. Ovviamente lo voglio fare anche su altre parti del corpo, però questo è una cosa successiva, per il momento la priorità è appunto da un'altra parte, cioè corpo intendo gambe, ascelle, queste zone qui, però al momento le devo fare prima da un'altra parte. Come priorità voglio dare la priorità al viso. Detto questo, io vi mando un bacio forte, vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di avervi fatto compagnia, spero che vi faccia piacere che siano ritornati questi vlog molto molto chiacchiericci, che tra l'altro continueranno perché domani ne inizierò anche un altro. Detto ciò, vi mando un bacio, non dimenticate di iscrivervi al canale, di andarmi a seguire su Instagram perché lì vi aggiorno di tutto in tempo reale, e ci vediamo al prossimo video. Saluta, ciao, ciao. Metti la mano così e chiudi, ciao.
Nasce la botte. Nasce. Ciao. No, non è chiuso. Nasce. Di nuovo. Ciao. Come fai? Vai. Ciao.